piace introdurci al tempo della Quaresima, iniziare così il nostro cammino quaresimale con un'espressione che ho trovato più volte, ripetuta per ben due volte e in due distinti documenti del Santo Padre Francesco, quando ci ha detto che la misericordia è la chiave del cielo. Lo ha detto in Evangelii Gaudium, lo ha ripetuto poi in Gaudete et Exultate. È un'espressione significativa, la chiave del cielo. È uno dei pensieri che ha avuto sempre l'umanità, come raggiungere la divinità. Nell'antica mitologia greca si racconta di Dedalo e Icaro che hanno costruito un labirinto. E sembra quasi un'immagine di ciò che realizza l'umanità, l'umanità che costruisce le sue strutture e poi in qualche modo ci resta imprigionata dentro, quasi non ne può uscire. È la tentazione di Adamo ed Eva. Il serpente nel libro della Genesi dice a Eva che se avesse preso del frutto dell'albero loro sarebbero diventati come Dio. E proprio perché Dio ha paura che essi possano diventare come Lui, gli ha proibito di prendere quel frutto che poi è la conoscenza del bene e del male. E allora come si va verso Dio? Come si va al cielo? E per liberarsi da quelli che sono i limiti della nostra povera esistenza terrena. Qual è la chiave del cielo? Papa Francesco ci dice è la misericordia. E la misericordia allora è qualcosa che Dio ci dona, anzi Dio si rivela a noi come misericordia. Possiamo dire che non c'è bisogno di scalare il cielo per raggiungere Dio, è Dio che è venuto in mezzo a noi, è Dio che è presente sempre in mezzo a noi. In questo tempo di Quaresima leggeremo continuamente tante pagine della Sacra Scrittura, ogni giorno tanti episodi dell'Antico, del Nuovo Testamento, nei quali si racconta l'esperienza dell'umanità che vuole uscire dai suoi limiti, vuole uscire da una prigionia, dalla schiavitù di Egitto, e però riconosce che è Dio che la guida. Alla fine fa l'esperienza di poter sentire che Dio è vicino. E il libro del Deuteronomio ci dirà più volte che al Signore tuo Dio appartengono i cieli dei cieli, la terra e quanto essa contiene. Quindi non c'è differenza tra il cielo e la terra. Il cielo non è uno spazio in cui abita Dio e la terra uno spazio in cui abita l'umanità. Dio è presente dove ci sono cuori aperti alla misericordia. E il racconto delle tentazioni che il Vangelo di Matteo ci presenta in questa prima domenica di Quaresima, le tentazioni di Gesù nel deserto, sono il racconto di come Gesù vinca la tentazione di utilizzare le cose della terra, di vivere quei segni appariscenti nei quali esprimere una propria forza, una propria potenza, vince la tentazione del dominio sul mondo, perché riconosce che tutto è di Dio, che l'uomo vive nutrendosi della sua parola, che l'uomo vive riconoscendo il Signore Dio, Dio nostro Padre, sempre vicino. E allora ecco, questa è la chiave del cielo. Mi sono permesso di scrivere questi pensieri in una lettera di riflessione sulla Quaresima che spero possa essere accolta con l'intenzione con cui è stata scritta, che è quel bisogno dell'anima proprio dei credenti di condividere la riflessione e la comunione di fede, nella speranza e nella carità in un tempo forte, intenso, bello come questo della Quaresima in cammino verso la Pasqua.